Assolutamente sì, siamo diciamo nel cuore della forza dell'esperienza vitivinicola italiana. Vinitaly è ormai di gran lunga l'occasione straordinaria che il vino italiano ha per mostrare la sua forza e per chiamare a raccolta anche l'attenzione degli operatori internazionali. C'è un ponte che collega questa edizione a quello che accadrà a Milano tra poche settimane, con l'Expo, e sono contento di poter dire che in questi 12 mesi che abbiamo alle spalle, in particolare il mio ministero, il Ministero delle Politiche Agricole, ha lavorato tantissimo perché la progettualità di Vinitaly e l'esperienza vitivinicola italiana fosse messa al centro del lavoro che vedremo a Milano nei 6 mesi di Expo, e questa è una bella occasione. Opera Wine, insomma, è un bel riconoscimento da parte della stampa americana. È vero che il mondo del vino non avrebbe bisogno di ulteriori riconoscimenti, però mi sembra piacere. È un'occasione straordinaria questa per rafforzarci, in particolare in un mercato come quello statunitense, che dà ancora e deve darci ancora grandi soddisfazioni, perché è chiaro che siamo arrivati a un buon punto, ma possiamo fare ancora molto di più. Io credo che il 2015 sia l'anno dei 5 miliardi e mezzo di export di vino, possa essere veramente l'anno dei 5 miliardi e mezzo, quindi vedo tutte le potenzialità di un settore che è trainante rispetto all'export italiano, e vedo anche le occasioni che il governo italiano ha costruito in questi 12 mesi di lavoro qui. Penso in particolare al piano straordinario per l'internazionalizzazione che abbiamo appena varato e che già sta consentendo a realtà come Verona di poter rafforzare le proprie linee d'azione, in particolare in questi mercati. Ministro, 5,5 miliardi vuol dire più 10% dopo, insomma, un 2014 che è un altro record, ma cresciuto poco rispetto a un 2013 comunque importante. Cosa c'è in ballo per aiutarlo? Il piano straordinario per l'internazionalizzazione avrà proprio nel 2015 il suo anno cruciale. I prossimi mesi saranno determinanti. Expo è un'occasione formidabile per fare un salto di qualità anche sul versante proprio della nostra capacità esportativa. Una serie di condizioni, credo favorevoli, generali, che possono veramente aiutarci. Io penso che sia l'anno dei 5 miliardi e mezzo, per cui credo che se abbiamo in testa questo obiettivo, poi di conseguenza anche tutto quello che facciamo nel giorno per giorno deve mirare lì. Anche il testo unico? Assolutamente, anche il testo unico che presenteremo nei prossimi giorni, così come il programma di semplificazione che presenteremo lunedì, cioè tutto si tiene e tutto fa parte di una strategia complessiva che al fondo ha l'obiettivo di rafforzare l'agricoltura e l'agroalimentare italiano come pilastro fondamentale della nuova economia di questo paese.